il 12 novembre 1955 un fulmine colpì la torre dell'orologio di Hill Valley. Sì, peccato fosse ieri, però comunque oggi è 13, ieri era 12, giusto Alessio? Beh, fai il pignolo, importante il ricordo. Hai no? ragione, è vero. Grande trilogia, grandissima trilogia, dietro la quale si cela il genio di Zemeckis, ma soprattutto di Steven Spielberg. Vedi ecco. Che maestro che è Cotumaccio quando parla Mamma di cinema. Mia, ragazzi, purtroppo poi si toccano anche altri argomenti. Beh, per esempio la politica, su cui sono un po' carente. Cotumaccio no? Dice parole a caso quando si toccano. Vabbè, altri per esempio argomenti. Io e Paolo andremo a Cotton Park questo weekend. Esattamente. Finalmente visiteremo l'impianto. Meno male che saremo. No, però aspetta. De turno sta 3 giorni a Londra, perché è da maggio che ne state a parlare, c'è stata a fa due. Che invidiosone. Peperine. Vorresti peperine. Venire con noi, eh? Tu no, ci no, invidierai? Per fortuna me ne resto a Roma. Ma lo sai che beh, come per sempre. Per fortuna me ne resto a Alessio Roma. Al massimo è andato a Ponte Sisto. Io purtroppo non ho i soldi tua, quindi i soldi mia. Stiamo a viaggiare con la low cost. Abbiamo appena pagato 40 euro di più dei priority. Se vanno a prendere 3 giorni di pioggia a Londra in un weekend in cui non si può neanche andare a vedere la partita dei Premier, che c'è la sosta. Però vanno a vedere la Serie C. Farà molto freddo. Vanno a vedere una partita di Serie D inglese. Io sarei invidioso. Vuoi mettere? Però gli ha spedito dei biglietti in un giorno a casa. Devo dire l'efficienza della Premier a tutti i livelli. La Serie C inglese. Ragazzi. Oddio, è veramente la D. Sì. Paolino, è Serie D, vero? Serie D inglese è spedito in un giorno e biglietti a casa. È Serie C2, vabbè. C2, sì, infatti mi ricordavo C. La squadra che andremo a vedere è il Leyton Orient. Questa squadra di football club, pensate, una squadra calcistica. Pensate, è una società calcistica con sede a Londra, una delle 94 squadre londinesi. È vero. Che attualmente milita nella Football League 2, quindi la quarta serie del campionato inglese. Partitone, insomma, no? Ricordiamo che il Brisbane Road, dove andremo io e Paolino, è situato nel quartiere di Leyton, nel Borough di Waltham Forest. Andiamo nei boschi, andremo, Paolo. Ma come mai questa scelta di andare a vedere proprio questa partita? La scelta è stata detta dal fatto che noi, essendo professionisti, partiamo soltanto durante le soste, che non vogliamo saltare gare romaniste. La sosta, però, come tu ben sai, è europea, quindi anche in Inghilterra non si gioca la Premier League. Però io e Paolino, ricordiamo, per Paolino intendo Paolo Rocchetti. Beh, certo, abbiamo scelto un solo Paolino. Abbiamo scelto di andare a vedere comunque una partita di calcio inglese. Anche quello sì, è calcio inglese. Pena, sono d'accordo. Certo, quindi però noi entreremo, possiamo dirlo, completamente ubriachi all'interno del Brisbane. E verrete pistati. Perché ricordiamo che dentro gli stadi c'è molta correttezza ormai in Inghilterra, ma fuori dagli stadi si pistano ancora. Quindi ma immagino che fuori dallo stadio Cotumaccio e Rocchetti verranno pistati. Faremo a botte con degli hooligans. Esatto. Io andrò lì con la maglia di TRS. Come rischiate davvero? A maniche corte con 3 gradi. Poi questi, capito? Serie C2 si sono scarmanati. Mi dice Paolino, il professionista dall'altra parte del vetro, che il Brisbane Road sarà sold out. 10.000 posti completamente occupati, tra cui quelli miei e di Paolino. Gli unici due italiani, suppongo, al Brisbane Road. Potevate scegliere un altro weekend, andare a vedere il Chelsea, l'Arsenal, il Tottenham. No, il Leyton Orient. Però avremmo saltato la Roma, avremmo saltato. Ma magari no, un giorno no, ma si rimedia uno. Siamo nel 2020 quasi, sì. Si rimedia uno streaming. Uno streaming. Sì, però allora, tutti vanno a Londra a vedere Chelsea. Pensa. È noi che siamo diversi. Sono buoni tutti, bravo Paolo. Sono buoni tutti andare a vedere l'Arsenal. Tu pensa uno che viene a Roma a vedere a Cisco Roma, che non esiste più, tra l'altro. Ragazzi, già la Serie B qua è un dramma, figuriamoci la Serie C2, dove in Inghilterra invece. Ma poi scusa, tu da grande amante del calcio dovresti essere fiero di me, Paolino. Come tu ben sai, in Inghilterra anche le competizioni minori, no, come la C2, sono invidiatissime. Questo in tutto è verissimo, il mondo, questo è verissimo, perché comunque c'è grande parte, anche i piccoli impianti sono dei piccoli gioielli e sicuramente il calcio viene vissuto poi, con grande passione. Piccolo compagno di viaggio, piccolo stadio, piccola competizione. È vero, giustamente è coerente, tutto su misura, tutto molto piccolo. Aggiungo, parlando con Valentina stamattina, abbiamo coniato una nuova definizione del freddo attuale. Sì. Perché non siamo ancora nel freddo pungente invernale, ma siamo ancora nel freddo post autunnale. Quindi possiamo dire che siamo in una situazione di semifreddo? Semifreddo. Buono, fra l'altro. Io lo credo alla nocciola, tra l'altro. Esatto. Alla nocciola, tu sì. Alessio? Beh, anche sì, stiamo lì. Comunque a me piacciono quasi tutti. Vogliamo ringraziare Paolino che stamattina ha portato dei nutellotti. Buoni. Nutellotti. Si chiamano così, giusto? Siamo partiti subito sprint stamattina. Sì, però il bello è che non li ha fatti. Una riunione al bar con Sonica. Ah, non l'ha fatti Paolo? Non li ha fatti Paolo Rocchetti. Però li ha condivisi con noi, ti sembra una cosa da poco? Paolo, sputa il rospo.
Paolo, chi li ha fatti? Quando tu porti i tuoi dolci, li hai fatti tu. Tu non ci hai mai cucinato niente. Io quando porto un dolce? Io, tre volte l'anno è successo, perché forse te l'hanno dato troppo. E quindi a un certo punto ti sei, no, sei vergognato anche te da sola. Ma porta gli avanzi. Scusa, qual è l'ultimo dolce che ho portato? Io la crostatina alla Nutella che ha portato a Riccardo da parte di Max, credo, oppure l'hai presa da Max per Riccardo. Punto, l'origine però è grande Max. Il nostro Max. Sì. Non ho niente da nascondere, mentre che ti nascondi. Ti farei notare anche la bellezza del fatto che Aria, crostatina, a me proprio non è anche un ovetto kinder. Perché sa che non la mangio. Ah, vale. Beh, certo. Il gesto si fa comunque, vale, potevi portarmi magni, una susina. Te mangi le banche, te mangi te. Come le banche? Mangi le foglie dell'alberi. Le foglie dell'alberi. Te porto la crostatina, che tanto so che la butti. No, scusa. La butto, ma al limite la condito e la regalo. La do a Cotumaccio, che so che con. Mazza, come sei spappolata. 6 kg di crostatina, perché penso ci sia un barattolo di Nutella dentro la crostatina. Pesa 6 kg. Max le fa belle sostanziose. Vabbè, a me mettete una paura. Massimiliano, ciao Massimiliano, Max. Il grande sì, Max. Salutiamo Max. Della no, pizzeria, insomma. Però tutta quanta è proprio tanta. Segnalo questi arancini. Mamma mia, ragazzi. Arancini. Besciamella e mortazza. Ma davvero? Sono veramente straordinari. L'ultima volta. Ciao Max. Sentiamo. Leggerissimo. Enze poi. Ciao Max. Ah, Enze poi che saluta. Io devo chiedervi però un aiuto. Sì. Per la prima volta stasera anche aiuto, sappiamo. Che? Attento a quando esci da mano. La strada è piena di sorprese. Però che ansia. Comunque questo ascoltatore comincia ad essere un pochino, no? Un pochino d'ansia. Possiamo riascoltare un attimo la minaccia? Beh, ma no. Pure. Cotumaccio, attento a quando esci da mano. La strada è piena di sorprese. La strada è piena di sorprese. Ho i brividi. Che ansia. Ma perché mi minacciate? Scusate, terribile sta cosa. Non lo so. Comunque io, come Valentina sa, e Alessio condivide anche questa nozione, questa notizia, non so cucinare minimamente. Però vai sempre accendere. C'è qualcosa che cucinare. Sai fare. Certo, per esempio far ridere. Io faccio sorridere le persone. La critica cinematografica si interessa di astri. È soltanto con la faccia, soltanto con la faccia fa ridere. Vabbè, anche questa è la capacità, scusami. Certo, certo. Meglio che chi i piedi? Scusa. Si fa ridere con i piedi? Non i piedi. Lo so, dico meglio che con i piedi comunque. Che senso è? Non ho capito la base del riferimento, attenzione. Vabbè, comunque. Si può far ridere anche con i piedi. C'è qualcosa di Valentina. Di zuzzo, se sono brutti i piedi fanno ridere. O comunque incutono timore i piedi. Possono incutere timore. Io non conosco piedi che facciano ridere, sinceramente. Meno male, è buon per te. Vabbè, quindi che stasera vuoi? Per la prima volta devo approcciarmi a questa grande arte della cucina. Perché ho degli ospiti, insomma, voraci. Fare una. Ci sono un sacco di posti che fanno le cose proprio. Volevo fare una matriciana e chiedere un consiglio. Niente, ordine. Io già so portato ordine a sempre. Ma se ordino pure stasera. Ma poi te lo dico che si fa la matriciana, però poi devi saperla fare. Ah, c'è il maestro. Non è manco complicato. Vediamo. Volevano intervenire in questo dibattito. Prego. Dibattito, guardi, italiano. Per dire la mia. Sì. Salutavano Rocchetti per questo nutellotto. Grazie Rocchetti, grazie. Sta per torcicolo, sì, sta rigido. Storto ormai il maestro. Ma spesso capita, sì, con Salvatore di avere questi ospiti a cena. Chi? Beh, questi Nani Moretti che venivano. Nani Moretti? Nani Moretti. Vabbè, uno so, scusi, è uno. A cena. Non sapevamo mai cosa preparare perché non eravamo dei grandi chefs. Quindi? Salvatore fa solo questi piatti surgelati che rimettono in microonde. Che vergogna. Il microombre. Microonde. Nel forno a microombre. Il microombre è Rocchetti. Ecco. Sempre molto gentili con il nostro. Se ci metti pure te, è finita. Vabbè, però era carino. Volevano, dai. Volevano dare. No, dai. Scusa. Salvatore, ma questi che mi stanno ascoltando? Maestro, può pensare Salvatore a Cotumaccio così stasera lo aiuta a cucinare? Utilizzavano in questi casi di estrema emergenza questa applicazione. Sì. Glovero. Come? Ah, okay. Glovedor. Quelli col motoretto, sì, che ti portavano. Non specifichiamo, ovviamente. Ha detto tutto, sì. Lei compila giusto, su internet queste su internet. Generalità. L'inferno. Mm-hmm. E arrivano questo omino con questa motoretta che si può vedere anche sulla mappa, è vero? Sì. Salvatore, fai vedere. Ma dov'è Salvatore? Non lo vedo qua in studio. Salvatore, fai vedere. Sì, vabbè. Con chi parla il maestro? Scusate. C'ha le visioni, ragazzi. E dopo 10 minuti si presentano con le pietanze. Dramma. Quindi se lei può utilizzare Glovedor. Maestro, qual è la pietanza che lei acquista maggiormente? Ma io, vede, no? Sì. Io, avendo dei problemi gastroenterofragici. Sì, fragici. Prendevano solo riso in bianco, hai capito? Mm. Vabbè, quello so, può cucinare pure da solo, scusi. Io lo ordino con Glovedor. Va bene, grazie. Però quantomeno maestro, Valentina, grazie. È un maestro che guarda al futuro finalmente. Sì, no? Comunque è molto aggiornato, è un maestro 2.0. Se, magari può esserti utile questa indicazione del guarda, maestro. Sì, intanto, sì, grazie maestro, effettivamente. Ma mi dici, poi andiamo alla tendona, sennò non lo sappiamo mai. Quanti siete a cena in tutto questo? Tanti, siamo in 7. Ai. È un bel dramma. Cioè, tu devi cucinare per 7 persone. Se non sai cucinare, non c'è niente di più complicato che cominciare per tante persone. Perché già se sei bravo, perdi le problematiche.
proporzioni. Se non sei capace, io mi farei l'affare mio. Ma stasera? Ordina qualcosa. Quindi stasera Cotumaccio mi lascia solo da Ciori. A meno che non viene qualcuno prima di questi tuoi invitati, un po' più intimo, con confidenza, che ti aiuta, che magari è già capace. Però c'è Paolo stasera con me. Così impari qualcosa. Verrò anch'io. Vi guarderemo, detto il Pastrugna d'Or, ricordiamo. È il Pastrugna d'Or. De Sevilla. Molto bene. Sevilla. No, guarda che adesso è The Pastrugnator, perché va a Londra. Ah, The Pastrugnator. Pastrugnator è un po' inquietante, aggressive. Sì, è un po' Terminator. Sì. L'Arnolds. Schwarzenegger di Fulham. A Londra. Sai che rimorchiate? La pioggia rimorchiata a Londra. Facciamo una cosa. Ragionaci su sto fatto. Ci torniamo dopo. Ci chiedevano un parere anche del maestro Tabárez su Montolivo. Ci colleghiamo con l'Argentina. Che il collegamento oggi Argentina, tua sorella. Io sono in Uruguay. Ah, è vero. Ah, c'ha ragione. Pensavo fosse. Ho confuso con Fazio. Sta malissimo subito. Non confondere. Però hanno la stessa base comunque. Esatto, quello. Schifosi. No, vabbè, schifosi. Vabbè, maestro, però maestro. Siamo in radio. Ha anche 102 anni, un po' di tolleranza. Eccola. Una bella base uruguaggia. La musica, la musica. Sentiamo come balla il maestro. Oggi sì che c'ha di fuoco. Sentiamo. Salvatore, vai là con me. Salvatore, chi è? Ma manca una donna sta come sotto questo Salvatore. Allora, maestro Tabárez, che bella riaverla nei nostri studi. Com'è andato il viaggio? Un disastro, cioè, tengo un dolore alla schiena terribile. Ma ha preso qualcosa? Se la smette di prendere tutti i giorni, cioè, magari qua, passa. Ho preso questa medicina che mi è stata consigliata dal maestro precedente, cioè, ovvero? Il Gentalenster. Come? Il Gentalenster. Vabbè, senta, le hanno chiesto un parere su Riccardo Montolivo, che ha dato l'addio al calcio. La sorella che lo conosca? Sì. Sei nato a Montevideo. Ma chi? Riccardo Montevideo, mi dico. 44 anni. Non è lui? Fa un Montolivo, un valore incredibile. Ma come si rattrappisce il maestro? Mi ricorda la classe di Schiaffino. Ma come la classe di Schiaffino? Il talento di Francesco Liesi. Montolivo. Il l'estro delle cova. Ma in che vita? Un giocatore incredibile. Montolivo. Un passato al Peñarol. Sì, certo. È proprio lui. Ma siamo sicuri di parlare della stessa persona? Non è lo stesso? No. No, è un altro. È un altro. Senta, vado a fare la pennichella, mi sei confuso. Arrivederci. Sì, addirittura musicata stamattina. Hai capito? Che verba. Tu ce l'abbiamo fatta a mettere una base adatta al nostro maestro. Una base uruguaya. No, perché sempre quella argentina. Buono core, sa, No, chiedo scusa Mirko Buonocore. Sta di Sud America, quindi ha la base argentina. Attenzione. Solo lo senti? È tornato, ma lo senti il testosterone come va solo con una parola? Poi oggi anche la tuta sua. Solo mia. Ecco qua. Sono qua, la mia proprio. Buongiorno Federico Fazio. Ecco qua. Buongiorno Fede. Fazio, senta, però dobbiamo dirti questa cosa. Voglia. Sì. Che? Voglia di carne umana. Ma come di carne umana? No, ci dissociamo ovviamente. Mirko Buonocore? Sì. Sei pronto a farti mangiare? No, Mirko sta lavorando. Non possiamo. Chi possiamo sacrificare stamattina? Rucchetti. Nessuno, hanno tutti da fare. L'antipasto. Paolo sta lavorando in redazione. Ciao Mattini, è finito. Ecco. Ciao Mattini, è finito un mese fa. Prima o poi finisce. Prima o poi. C'è Maurizio di là, ma Maurizio mi sa che temena pure a te. Maurizio? Maurizio ho paura. Ah, Maurizione. Cercando di capire chi sacrificare stamattina. Maurizione. Però no, Maurizio ti dà la. Ti passa la sveglia. Sprocatti. Sprocatti. Rucchetti. Come? Se poi? Se poi è famella. Rocchetti è uno snack. È un nutellotto, se vogliamo. Non puedo essere colazione con Rocchetti. È un nutellotto. Ho bisogno di qualcosa di più. È arrivato Muscarà prima che attacca. Due metri di Cristiano. De Cristiano. Ci saziamo? Muscarà ci mangio fino al Natale prossimo. Prossimo. Cioè. Vediamo. Natale prossimo è tra un mese comunque. Prossimo era anche uno dei protagonisti Il Gladiatore. Chi se ne frega. Ragazzi, grazie. Abbiamo deciso che sarà Sonica a sacrificarsi stamattina. Muscarà ha ceduto a Federico Fazio per aumentarne le performance. Che bello, sono le 7.53, abbiamo una tendona tu di 6 ore. Tu alle 7.30 mi hai detto, oggi tendona, e la fai domani perché capisci bene. Ce la faccio, ce la posso fare, ci provo. È una pergotenda. Io se vogliamo. Io al 59 ti farò un cenno, vediamo che hai fatto nel frattempo. Signori, la tendina di Alessio Nardo. No, la tendona. Ah, rifaccio. La tendona di Alessio Nardo. Eccoci qua pronti per capirai. Un no, ritmo e intensità e velocità. Stiamo bene qua. Sì. Sì, Maurizio vuole farla lei la tendina. Oggi stiamo facendo di tutto per non fare la tendina, è incredibile. Ci stiamo autoboicottando la rubrica. Sì, io mi sto autoboicottando per la prima volta. Ma ieri abbiamo sentito un file di Maurizio Costanzo che parlava ancora recentemente, mi sono emozionata. È vero, è vero, roba di vent'anni fa. Perché era per il compleanno di Demo Morselli. Demo Morselli. Buongiorno, Demo, buongiorno. Ah. Era così, tipo così. All'epoca era un po' più alto. Parlava in maniera normale. Rocchetti, Teleradio Stereo. Ciao, eccomi.
Qui, Gianluca. Eccomi. Ciao. È sparito. Scomparso. Ma no, ma non sono sparito. Sono soltanto molto piccolo. Questa cosa mi leverà la vita per sempre, credo. Non riesco a non ridere. Continuate, Paolo Rocchetti, buongiorno. Buondì Paolino. Paolo, Paolo. Io segno tutto. Grazie. Dentro grazie. La botte ma piccola no, c'è il vino. C'è il Paolo Rocchetti. C'è il Paolo Rocchetti. Ecco. Dentro una botte, pensate. Buongiorno, ragazzi. Ringraziamo buongiorno. Mirko Bonocore per Twisting by the Pool di Dire Straits. Pezzo strepitoso. Bello, che bello, dà bello, un bello, colore bello. Diverso alla mattinata, eh? Sì, come eh? Stai Paolino? Molto bene, molto bene. Senti, grazie. Ma tu stai studiando, perché tu sei nel dietro le quinte, ti stai studio. Muovendo bene, eh? Ma partiamo noi... con l'argomento che più di ogni altro sta sconvolgendo dal punto di vista quella. Calcistico, vero? La nostra città, l'argomento poi che sarebbe. Sta facendo discutere anche nei bar, sì, nei parcheggi. Vai. E Bruno Peres, lì, lo so, Bruno lo Peres lo che attenzione, anche nei parcheggi, anche nei parcheggi. Gente si ferma al parcheggio e discute e parla di Bruno Peres. Perché pensate, questo genio del male sì. è riuscito a farsi cacciare pure dallo Sport Recife, pure dallo Sport Recife, serie più brasiliana. Recife. Ha rescisso il contratto. Allora, ma ricordate quanto ti piaceva. Ah, perché Recife, Recife vuol dire rescisso. Certo. Forse per quello. Perché te ne ha presa una cantonata calcistica, vero Catoni? Rescisso. Sì, beh, capita, tutti ne abbiamo presi tante, capita, capita ogni tanto sì. Però questo veramente, guarda che se applica una cifra, ragazzi, si è applicato veramente vabbè, tanto per distruggere la sua carriera. Ricordiamo, parliamo di un ragazzo di 29 anni perché sì, è del esatto. 90, quindi un giocatore ancora forse relativamente forse la capigliatura giovane. Secondo me l'ha fregato. Ma non ce l'hai capello, capelli, no? Leccato. Ma non ce l'hai. No, no, capelli. Ultimamente sono fatti no, crescere. No, c'ha un capello leccato tremendo. Allora, la bozza ma c'ha una tanta terribile, capelli, sì. Ecco, il discorso è che l'Europa di fatto non l'ha più voluto perché lui è stato casa sua e tornato in Brasile. San Paolo l'ha buttato via. Serie B brasiliana neanche lì lo hanno voluto. 30 dicembre torna a Roma. Te lo ricordi Balto? Come no, non è cane e non è lupo, sa soltanto Peres? Quello che non è, tristissimo. Quindi, Bruno Peres non è né un terzino né un giocatore di calcio. Giocatore di calcio, quindi sa solo, sa quello, solo quello che non è. Che non è. Però dico, no, se già non sei talentuosissimo, almeno comportati bene. Esatto. No, invece, invece niente. Niente. Allora, tutto perché sei ancora proprietà nostra. Ragazzi, non c'è pace. Niente, tu non vuoi toccare se l'argomento. Solo capisse quello che è. Eccolo qui. Non c'è niente da toccare, Alessio. Come no? Ma bisogna capire il futuro di questo giocatore. Sì, non ha rescisso il contratto con lo Sport Recife che lo aveva prelevato dal San Paolo. Dopo appena 47 giorni e 14 minuti giocati, pensate. Tornerà a San Paolo, che il 31 dicembre, quindi per Capodanno, arriva preciso, lo rispedirà alla Roma. Pensa che bel Capodanno. Siete felici? Capodanno. Brindiamo al ritorno di Bruno. No, sì, forse partirò per dimenticare. Voi ridete, ma comunque... Te lo terresti rosa? Torna a Trigoria. No, niente, Bruno. Torna a Trigoria, qualcosa ci dovremo fare con questo ragazzo. Ma lo rispediremo, beh, lo potremmo parte. Dare a qualcuno. No? A chi? Non a lo chi? So, ma Verona. Un giocatore così. Che non riesce ad adattarsi neanche nella Serie B brasiliana. Mister... Perché... Ma io Bruno Peres, con tutto il rispetto, avendoci me e Cariello, ecco, tutto sommato un pensierino ce lo farei al limite senza andare a bere una birretta assieme. Ecco. Una birretta, certo, vabbè, basta attaccarti Fabio, perché qua veramente terribile, non c'è terribile posto, sta cosa. Manco una Serie B brasiliana niente, questo gioco. Niente, niente. Che però... situazione prefigurata al massimo della gravità. Con sotto ti giuro questo verbo no vabbè dal sottofondo sto prefigurare che esce sempre momento. Io vorrei consigliarlo a Liverani. Beh, peraltro sì. È bello teso nello scontro con la Lazio sarà... comunque è un allenatore di grande personalità, ma che scherzi no poi, ragazzi noi poi, insomma ridiamo un po' sul modo di parlare, per il resto rispettiamo tutti, comunque Liverani sta con dignità affrontando questo campionato assolutamente . Sì poi insomma c'era pure un retro, tutto un retro pensiero, retro emozionale insomma in questa sfida con la Lazio. Sono in forma, questo è il fatto che mi tengo sempre in forma con tanta attività fisica e sollevamento si nota sollevamento forchetta, questa è una grande attività. Ma poi si mangia bene in Salento, quindi Madonna no? Poi leggero, molto bene, leggero Puglia te l'ha i rustici, mamma no? Mia ragazzi, era un'altra persona 2 anni fa quando un pranzo dura 7-8 ore almeno. Anzi, 2 anni fa era una persona, ora sono diventato due persone. A proposito di personaggi importanti un po' ingrassati, sì. È stata pubblicata ieri una foto straziante. Si sa che Russell Crowe è diventato no, ma ancora peggiore. Un porco. Senti, ma qualche tempo fa si diceva che fosse per un personaggio. No, guardate, invece no. No, vabbè, ragazzi. Il gladiatore, pensate. Se l'è mangiato il gladiatore. Lui già negli ultimi 2 anni era ingrassato. Ha mangiato un esercito di gladiatori. Questa foto evidenzia veramente una sfera al posto del cocomero. Al posto è una sfera, è un cocomero. È un cocomero. Sfera e basta. È diventato. Però posso dirvi una cosa: dopo tutto quello che ho fatto, che ha fatto in carriera Russell Crowe, ma chi se ne pensate quanto è mitomane. Si sente Russell Crowe questo.
sono immedesimato, se fossi l'asse cross, tutto quello che avrei fatto. Mania assoluta, non capite. Stai qua a fare, no, esprimere cattiveria. Dicevo, se fossi l'asse cross, dopo una grandissima carriera, anch'io mi ingrasserei così. Il problema è che tu sei già grasso. Io già so così, pur non avere. Fammi finire, ci penso io a rompermi i coglioni da solo. Ci penso io da solo a ingrassare già preventivamente per non arrivare a 60 però anni. Però il blu spina. Tu questa fine non la fai perché ti pisto molto prima. No, in realtà voglio fare. Ma sai quanto prima? No, scusa, molto prima. Cotumaccio questa fine l'aveva già fatta anni fa. Sì. Non la farà più 15 anni anzi, fa. Io faccio i complimenti a Riccardo perché grazie. Quanto meno è riuscito ad acquisire una meglio. Come dire, una forma fisica dignitosa, apprezzabile. Ma comunque complimenti. Cotumaccio che intervistò Losi qualche anno fa era oggettivamente un acuto. Guarda ma come sembrava più anziano di Losi. Guarda come si va subito a rivedere, faceva schifo però gode nel rivedersi. Ma che schifo. Quasi faceva quella barbettina orrenda alla del Piero. Vabbè, avevo 21 anni, cosa avevi ingerito? Mamma mia. Vabbè, una cassa panca, un frigorifero, un Whirlpool. Intanto adesso l'ha rimessa a posto la cassa panca. Qui non Giacomo Losi, bandiera e capitano della Roma degli anni 60. Ma senti che affanno tra l'altro. Vabbè, avevo la voce un po' così a pesadina. Sentiamo Mirko. Ingoiato dalla lavatrice, grazie, ciao alla fan. Quindi iniziamo con un ricordo. Lei arrivò a Roma nel 54, esordì prima con la Cremonese. Senti sotto la fatica. Poi fu acquistato per 8 milioni, se non sbaglio. Nemmeno che fosse l'Osi. Qual è il suo primo ricordo? Non solo della città, ma anche della società. Studiato prima. Ma guarda, io sono venuto a Roma e non sapendo di venire. Grande, grandissimo Giacomo Losi. Io ho avuto l'onore di fare la mia prima grande intervista a un grande personaggio. Perché ne fate tante altre dopo, no? Mica robetta. Ma tu da quale pulpito parli? Fammi capire chi ha intervistato. Ma io non sto dicendo. Io infatti non lo dico che intervisto grandi persone. E allora non gli rompere le scatole. La prima grande intervista. Ma guarda questo. La prima di una lunga serie, ricordiamo. Ha fatte poche, ma stamattina ti cazzo, sai, con sta felpetta. Ma tu difendi sempre amichetto tuo. Che no, perché che sono arrivato a capo gratuitamente, ma lascialo perdere. Posso finire un piccolo pensiero nei confronti di Giacomo Losi? Non lo so, che ce la farai. Che non aveva paura. Intervistato Damon Hill. Io? No. Pezza, non è mai successo. Giacomo Losi fu gentilissimo ad accogliermi nel suo centro sportivo, stava lì con i suoi ragazzi, li stava allenando, lui che ha sempre amato, no, lavorare anche con i giovani, fu gentilissimo, gli dirò sempre grazie a un grandissimo campione che ha sollevato un trofeo importantissimo con la Coppa delle Fiere. È stato veramente un onore stringergli la mano e poterlo intervistare nonostante l'affanno. Ma un rinfresco dell'offerta nonostante l'affanno. Ricordiamo Coppa delle Fiere vinta nel 64? No, non ricordo bene l'ora dell'anno. No. 61. 61. Anche 64. Oggi. 64 fu l'anno. Della Coppa Italia, della prima Coppa Italia della Roma. Ho fatto invertito. 1964. Abbiamo fatto anche un ripassino. No? Scusate, ma prima andare. Oh, tutto bellissimo. Ma vogliamo sentire un attimo Paolo che c'ha da dirci? Così poi andiamo a sapere. Oppure sto ragazzo lo rimandiamo in redazione. Fatemi ragazzi, capire. Allora, le ultime notizie su Smalling, no? Le volete sapere? Le ultime notizie su Smalling? Si parla di offerte rifiutate in queste ore. Diciamo che c'è una trattativa in corso. Mm-hmm. Non è stato ben rifiutato ancora granché, anche se faccio comunque complimenti a Filippo Abbiafora per il pezzo sul tempo. Lo United vorrebbe all'incirca una ventina di milioni, la Roma vuole pagarlo di meno e quindi gli intermediari stanno lavorando proprio in questa settimana, che è importantissima per il futuro di Smalling. Quindi ci sarà un incontro nei prossimi giorni proprio tra Smalling e gli intermediari e il suo agente, proprio per parlare della situazione. La Roma vorrebbe pagarlo intorno ai 15 milioni, operazione complessiva intorno ai 15. Ci vediamo se si riuscirà a chiudere. C'è la volontà di chiudere da parte della Roma, da parte di Smalling, che si trova molto bene a Roma. Bene. E quindi vediamo se si riuscirà a chiudere. Più avanti, dopo che si chiuderà questa operazione, ce ne saranno altre probabilmente che riguardano giovani in difesa, giovani molto molto interessanti, di cui parleremo più avanti. Okay. Io torno a battere su un punto, giovani, Paolo, stranieri. E ti prego di informarti, non so se ci sono le idee chiare, perché forse non è proprio la priorità vista dalla Roma in questo momento, però
con l'andare avanti del tempo verso gennaio cerchiamo di capire se in attacco si pensa di fare qualcosa. Ecco, qualche giornale parla di, ad esempio il Corriere questa mattina parla di Seferovic. Seferovic potrebbe essere un giocatore interessante, anche perché Kalinic ancora ne avrà parecchio e Dzeko non le può fare veramente tutte le partite. Si parla di cessione anche di Perotti e Juan Jesus. La Roma proverà a piazzarli a gennaio come ci ha provato quest'estate. Il problema però è sempre quello, ne parliamo da quest'estate, no, il loro ingaggio, hanno degli ingaggi molto molto pesanti. Il Toro era interessato a entrambi, vediamo se a gennaio si riaccende questa lampadina di Cairo, magari con Petrachi. La vedo sempre difficile visti i rapporti non ottimali, però potrebbe esserci questa operazione. E poi c'è sempre da risolvere la questione Florenzi. Ieri Ferrero ne ha parlato, vediamo che succede. Detto che gli piacerebbe molto averlo. Beh, certo, si parla di Samp, si parla di Fiorentina, si parla persino di Cagliari, che di Cagliari, non so, vuole fare una squadra da Champions. Beh, Cagliari è lanciato, sta magari lì, comincia a crederci. Vediamo un po' se se la giocherà, no? Fino alla fine. Intanto sta lì, il Cagliari sta facendo molto molto bene, gli facciamo anche i complimenti per la squadra allestita da un grande direttore sportivo come Carli, che è uno che va seguito con attenzione, che fa sempre bel molto toscano bene ruspante, il suo lavoro. Sì. Ai tempi dell'Empoli di Sarri, bravo, è uno bravo, che lavora molto molto bene. Guarda Carli, che ce ne sono tanti i direttori sportivi bravi in Italia, sì, che vengono poco menzionati. È un vero, altro è Fagiano. È vero, un altro che lavora con poche risorse eppure fa sempre però squadre lavora molto importanti. E importanti. Complimenti comunque a un presidente che ha ringiovanito un po' tutta la questione Cagliari, ha deciso di investire, no, pian piano, facendo un percorso non facile all'inizio, ma che sta comunque cercando di fare il massimo per rialzare una realtà che si sta comportando molto bene. Quindi, insomma, assolutamente sì. E poi c'è sempre la questione Isaia, perché ovviamente se dovesse partire Florenzi, se Florenzi ha la porta chiusa, diciamo così, a Roma, e lui vuole giocare titolare, c'è l'ipotesi di Isai. Isai è un terzino di ruolo, e quindi potrebbe interessare alla Roma, interessa da quest'estate. Il procuratore Mario Giuffredi, che è lo stesso di Jordan Veretout, quindi c'è un tra virgolette canale preferenziale. Comunque ieri leggevo, adesso poi non so quanto possa essere effettivamente realizzabile, so che Paolo da questo punto di vista è abbastanza pessimista, però ieri leggevo anche di una Roma che assieme ad altre squadre sarebbe interessata a Dries Mertens, ricordiamo, sì, era uscita dal mattino, il giocatore potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio, scadenza di contratto 2020, quindi non si prende a cifre esorbitanti. Certo, poi lui dovendo firmare l'ultimo grande contratto della sua carriera vuole monetizzare, vorrà monetizzare, ecco, però è pure meritati, quindi sarebbe male un giocatore del genere. Assolutamente, come non sarebbe male pure sei mesi di Ibrahimovic. Madonna, però non credo siano giocatori che la Roma in questo momento può portare a casa. Ibra ci fa sognare, ma parliamo pur sempre di un 38enne. Mertens ha 32 anni, è un giocatore ancora nel pieno del poi suo... faresti Mertens e Dzeko davanti, non male. Non male per niente. Beh, questo che ricordando Dzeko so. Aguero, no? Di qualche anno fa, capito? Sì, sì, però la vedo veramente difficile e non credo che a gennaio io possa partire Mertens. Io la vedo più una cosa da giugno verso l'Inter. Quindi poi, non credi che il Napoli possa cercare di monetizzare un pochettino, perché appunto Callejon e Mertens sono entrambi a scadenza di contratto, sai, non ci fai moltissimo a gennaio. Vuole monetizzare, qualcosa. È vero, però gennaio è un mercato difficilissimo. Dove di soldi se ne muovono veramente pochi. Ti trova un riccone che proprio lo vuole, una cifra e te lo prende. Trovi fortuna, prestiti, no? Prestito oneroso, tutte queste cose qui, ma è difficile che una squadra non lo puoi prendere un giocatore riesca così. Esatto, se riesca ad acquistare il giocatore pagando il cartellino, quindi la vedo veramente difficile per gennaio. Vediamo magari per giugno. Sì, sarebbe un nome importante, ma a questo momento tendo ad escludere. Come sei ridotto così il Napoli con queste scadenze? Beh, sono comunque giocatori di una certa età che stanno lì da parecchio tempo, probabilmente anche è avveduto su queste robe contrattuali, insomma. Sì, però ci sta anche quando un giocatore, c'è sempre un problema dei diritti d'immagine con Napoli. Napoli è una squadra che fatica tantissimo a fare i contratti ai giocatori, tante trattative saltano proprio per i diritti d'immagine che vuole Aurelio De Laurentiis, se li vuole per sé, quindi anche queste situazioni qui ai giocatori dopo un po' danno fastidio. E poi ovviamente le cose non stanno andando benissimo, magari ci sono altre squadre, vedi l'Inter, certo, che si possono interessare, quindi poi Paolo, le situazioni. Noi ormai abbiamo imparato a conoscere in questi anni una sorta di calcio alternativo, l'altro calcio. Un tempo i giocatori anche importanti finivano la carriera 35, 36, 37 anni, ormai, ad alto livello, se erano giocatori forti. Ormai
giocatori anche di 30, 31, 32 anni, una volta che si sono fatti la loro carriera importante, possono pensare anche di andare a giocare in Qatar. Ma l'abbiamo in visto Cina, con El Shaarawy, no? Negli Emirati Arabi. El Shaarawy è giovane, eppure arriva un ingaggio clamoroso. Cioè, inizia un altro tipo di carriera, no? Esatto. Cioè, chiudono la carriera ad alti livelli e vanno. Cioè, tanti giocatori Ferreira pensano Carrasco, soprattutto. Ti ricordi che giocatore era Ferreira Carrasco? Esatto. Poi e non sparisce parliamo dai radar. Bravo, non parliamo soltanto di giocatori over 30, parliamo anche di giocatori come Carrasco, che è del 93, o come Shaarawy, che è del 92, che in giovane età hanno fatto questa scelta, hanno accantonato il grande calcio per andare a guadagnare. Quindi ci sta che magari un Callejon, un Mertens possano non rinnovare con il Napoli, perché in testa ci hanno magari arrivano i 20 milioni dalla Cina, eh sì, andarsi e te ne vai lì a divertire a monetizzare, da parte, a monetizzare certo. Cifre stroboscopiche. Paolo, abbiamo altri puntini da mettere, se no poi andiamo alla superclassifica. No, diciamo che la situazione è più o meno questa, tra cessioni e nuovi arrivi. Ovviamente siamo agli inizi e vediamo anche se arrivano altri nomi, altre occasioni. Domani si riparte con i pronostici, cioè con i consigli, con i consigli. Consigli, consigli più che pronostici. Sì, domani si torna a giocare nazionali, partite importanti. Beh, ci Lussemburgo, Liechtenstein, San Marino. Ci divertiremo anche con quelle, dai, sì, piano piano. Tu continua a studiare, Paolo, che ti vedo fervido con quel telefono che sta sempre a brillare. Domani ci dici altre cosette. Rocchetti, siccome a furchetta rindo un broro, non se va niente. Vabbè, ma che senso, che gratificante questo messaggio. Ma come permettete? Ma che esempio orrendo è questo? Siete orribili, siete delle persone orribili. Tu bro, non serve a niente. Okay. Fa abbastanza ride, ma è ingeneroso, e non è vero, mi dissocio. Dissociatevi tutti. Trattate bene Paolino. Senti, bravi, facciamo la super classifica. Stiamo per lanciare la super classifica posta, ricordo. Perché c'è sto gatto obeso? È apparso sulla mia timeline. Hai un gatto. Segnalo che una copia della super classifica posta è stata spedita su Mercurio stamattina. Addirittura. Ringrazio gli amici dell'International chi l'ha richiesta, perdona, European scusa. Agency chi l'ha richiesta? Non è stata richiesta, però per lasciare una prova dell'uomo, dell'essere umano, spedita. Abbiamo spedito un CD, io e gli amici dell'ESA, che ringrazio. Un floppy disk. Un floppy disk, sì, oggi sì. Sarà tutto bene. Velocissimo, perché abbiamo tipo 4 sigla minuti. Mirko! Vai. Popolo! Abemus! Cotumaccio! Rocchetti è il numero uno. Bene. Grande inze voi. Super classifica post. Stamani abbiamo chiesto tramite il nostro sondaggino, tra gli infortunati qual è secondo voi quello che è mancato di più alla Roma? Andiamo con i commenti. Balbo. Con i commenti seri, grazie Costanzo. Giovanni De Santis risponde: buondì ragazzi, ci sono mancati tutti. Under e Perotti erano due titolari. Diavara avrebbe dato un cambio in più al centrocampo, soprattutto però Pellegrini sarebbe stato essenziale. Mettiamola così: servono tutti per essere competitivi. Questa è l'originalità del pensiero di Giovanni De Santis. Però no, è molto vero quello che dice. Insultiamo però, gli ascoltatori. È stato originale quel pensiero. Però poi te li trovi qua fuori e ti menano. No. Andrea Pacetti risponde: Lorenzo Pellegrini perché ha caratteristiche uniche tra i centrocampisti ed il vice Dzeko, nemmeno lo nomino Kalinic perché temo che a questo punto non lo sarà mai, la cui assenza è una vera maledizione. Ha costretto Dzeko a non saltarne una e ha causato il suo calo di rendimento che per noi poverino, è una vera però iattura. Ma ci sono, non è colpa ragazzi di Kalinic però. Ci sono delle maledizioni storiche nella Roma, per esempio il terzino destro, no? Mamma mia. Manca da una vita, abbiamo avuto Maicon per un anno, però poi manca il terzino destro. Ricordate quando si diceva tanti anni fa, all'epoca anche del primo Spalletti, manca il vice Totti? Vice Totti. Adesso sì. No, quando ci manca un vice non arriva mai. Vice Dzeko, ragazzi, non c'è un vice Dzeko degno di nota neanche a pagarlo da 4 anni praticamente. Pensa che uno l'avevi pagato 42 milioni. Vabbè, dai, adesso dura amico tuo, vecchio amico. Non è che la Roma ci abbia provato. Verdejo, che salutiamo, ci sta ascoltando. Che cambio di fronte proprio di Paolo Rocchetti. Duro attacco a Monchi. Cristiano saluto Petraghi anche. Nadali risponde: vado controcorrente, io dico Kalinic, negli altri ruoli siamo coperti, Dzeko invece è l'unico a cui manca il sostituto. Ma manca anche il vice Dzeko quando c'è Kalinic, molta gente dice questo. Duro questo attacco a Kalinic. No, molta gente, io dico, riporto il pensiero di molta gente. Marco Timo risponde: Kalinic, la sua assenza Timo, no, però questo è un cognome, ha influito pesantemente sulle prestazioni di Dzeko. Sarebbe servito e non poco il sostituto in avanti per far respirare nei turni più agevoli il bosniaco. Roberto Vizzaccaro risponde: buongiorno, rispondete?
Buongiorno. Buongiorno. Sicuramente Pellegrini e poi paradossalmente Kalinic. Vedete come ricorre il nome di Nicola? Nicola, che è amico tuo? Nicola. Certo. No, però ripete ogni volta Kalinic. Sono tutti amici suoi. Tutti. In primis come Crosetti. Crosetti, che ringrazio. Risponde non tanto Kalinic nello specifico, ma manca una vera alternativa al povero Edin Dzeko. Su questo. Beh, in effetti sì. Andrea, che salutiamo, no? Ricordiamo. Comunque. L'autore dello Sfiga Spiritelli. Madonna mia carina. Risponde. Alla Roma manca uno che tira le bordate da fuori. Lo faceva Nainggolan, adesso chi lo fa? Ogni tanto un Derman gioca mai. Beh, ci hanno provato. Pure Zaniolo. Zaniolo uno che tira da fuori. Sì, sì. Dai, tu ai commenti rabbiosi. Marco Solacchi risponde: Rocchetti, magari ci resti a Londra. Va bene. Sto per stracci per colpa tua, dei tuoi picchetti. Ciao Marco. Scusa, l'ultima anche a te. Censuriamo. L'ultimo concetto. Era ti voglio bene anche io. L'ultima parte. Sì. Walter Vergati risponde: a questa Roma manca un campione. In questa Roma croccata la meglio da un DS che fino a ieri aveva scoperto solo Bruno Perez, cosa ci si può aspettare? Mancano i campioni e non le mezze plusvalenze che speriamo che facciano due gol a puzza per interessare qualche club inglese. E alla fine, siccome non si era capito, Vergati specifica: il mio è un commento rabbioso. Che vuole essere inserito nella classifica. Non si era capito, effettivamente. Vabbè. Leggermente rabbioso. Caro Walter Vergati, ma andiamo ai commenti ironici. Ancora Walter Vergati, incredibile, doppietta per lui, eccezionale. Sta monopolizzando, dai. Risponde: in campo medico, nel panorama culturale italiano, manca molto una straordinaria Edvige Fenech. Certo. O Fenech, se Fenech, volete. Nell'infermiera. O Fenech, che è un bellissimo animale con delle orecchie enormi. Nell'infermiera, nella corsia dei militari, l'interpretazione del ruolo toccante e commovente. Per conoscere Fenech. Però, te l'ha scritto, però qua specifica: sono ironico, nostalgico. Bello. Sì, un po' di troppo di protagonismo, però, sì. No. Avanti, basta. Che pure tardi. Walter, un bambraccione. Sandro Casa risponde: oggi giustamente tutti si accorgono dell'assenza di Pellegrini, ma qualche anno fa nessuno ha evidenziato le assenze di Odoacre, Chierico. Voglio fare anche in complimenti effetti. Al cugino di Sandro Casa, Orazio Trasferta, che anche lui spesso ci scrive. Orazio, va bene. Smetti di sciocchezze. Siamo giunti al momento più atteso, il commento di Marino De Mare. Io ho già i brividi. Guarda. Che è? Valentina. Non c'è niente, sta male. Posso esprimermi, no? Sicuramente più di un'assenza è stata. Vabbè, allora. Dai, forza, sicuramente tempo, più di un'assenza è stata onerosa e pesante. Su tutte citerei Pellegrini e Cristante. Vabbè, certo. In alcuni momenti è necessario che una buona stella, una protezione ci metta, magari proveniente dalla costellazione Volpetta. Ma che? Volpetta. Il riscatto e l'ottimismo non deve altresì mancare, come il nostro caro Paolo, che alla stregua di un Dick Dick Madokua continua imperterrito ad arzigogolare. Lui sono perso una certa. Beh, ma dopo il Dick Dick in sottofondo sono i Dick Dick, chiaramente Dick. Che bello questo animaletto. Indica è un Bambi. Le piccole antilopi del genere Madokua. Bellissimo. Si trovano nelle regioni meridionali e orientali dell'Africa. Il nome Dick Dick è onomatopeico. Vabbè. E richiama il verso che questi animali fanno quando vengono spaventati. Sentiamo. Come fanno? No, Dick Dick, non è Dick Dick, fare. Scusi. No, ma che è? Che? Fai ma il Dick Dick. Sentiamo. Così. Vabbè. Che ansia. Vabbè. Non li spaventate mai, scusa, che mettono l'ansia. Se si spaventano e fanno sto verso, non è colpa. Ricordiamo che i Dick Dick hanno un'altezza algarrese compresa fra i 30 e i 40 centimetri. Senza collo. Cos'è il garrese? Garrese? Gli animali si misurano dal dorso. Ah, no? Algarrese. Incredibile. Sì, come cani. Ecco, ricordiamo che hanno il muso allungato e un pelo morbido di colore grigio o marrone. Ricordiamo che un esemplare meraviglioso di questa specie vive anche in Francia, la Madoka di Lourdes. Ricordiamo. Io mi dissocio completamente da questo insulto. Chiudiamola qui, ma su Twitter c'era qualcosa da riprendere. Twitter, chi vince il sondaggino? Lorenzo Pellegrini, secondo molti di voi il 71% secondo sarebbe voi? Lui secondo il voi? Giocatore più mancato a questa squadra. Nardo? Ragazzi, Nardo. Io non riesco a dirne forza. Uno, per me sono mancati veramente tutti e quattro. Dai, veloce. Io dico Mkhitaryan. Quella. Ci può sta. Valentina? Ci può sta. Per me uno non lo so, io uno non te lo riesco a trovare. Ma lo sai perché te lo dico? Dico uno a caso. Perché un dare esterno destro, Zaniolo ha fatto benissimo da quella parte, Pellegrini è trequartista e Pastore ha fatto molto bene da quella parte, anche Kluivert non se l'è cavata male, però forse Mkhitaryan in alcuni momenti avrebbe potuto dare qualità
che aggiungo, in questo momento a Kluivert mancano Cristante, Mancini, esperienza. Cristante, Mancini, quindi sta facendo molto bene Cristante, sì. Sì. Ma secondo me Pellegrini, però sentiamo un po' che ne pensa tra poco anche Daniele Lo Monaco. Sì. Intanto grazie a Paolo Rocchetti, che ritroveremo domattina puntuale alle 6 con la rassegna stampa, ma con noi nemmeno studio. Tanto sinceramente. Aia. Anzi. Grazie, grazie, grazie. 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 Grazie.